Doveva uscire marzo di quest'anno in occasione del P-Day, però per vari problemi è stato rinviato. Abbiamo dovuto aspettare maggio con il Topolino numero 2470 per mettere finalmente mano sul Topolibro dedicato alla matematica. Incredibile, effetti speciali. Oggi mostri proprio la copia fisica. Il Topolibro presenta a sommario quattro storie a tema matematico selezionate da Alberto Salacco. Alberto, matematico del CNR, oltre a scrivere la postfazione, ha anche realizzato le introduzioni alle storie. Inoltre la prefazione è scritta dal cantante, matematico e divulgatore Lorenzo Baglioni. Per parlare di questo Topolibro partiamo dal suo sommario. La storia di apertura è Paperino e i ponti di Quackenberg, scritta da Francesco Artibani per i disegni di Marco Mazzarello e con la consulenza proprio dello stesso Salacco. La storia uscì originariamente sul numero 3232. Vi faccio sbizzarrire nei commenti per immaginare tutte le proprietà matematiche di questo numero. La seconda storia è invece Topolino e la biblioteca infinita, scritta da Pietro Zemelo per i disegni di Luca Usai. È pubblicata originariamente sul Topolino numero 3208. Terza storia è Zio Paperone, il cavatappi quadridimensionale. Troviamo ancora una volta Artibani ai testi, affiancato questa volta da Paolo Mottura per i disegni, mentre la consulenza scientifica è di Alessio Figalli, l'ultimo italiano ad aver vinto una medaglia Fields, che è il più alto premio che viene assegnato ai matematici. Il sommario del volume si chiude infine con Topolino e i numeri del futuro, sempre di Artibani, con i disegni questa volta del simpaticissimo Valerio Held, che ho avuto il piacere di conoscere, proprio nel Cartoon X in cui Gagnor mi abbracciò, e con la consulenza scientifica di Roberto Natalini, direttore del centro di calcolo del CNR. E d'altra parte la storia parla proprio di quel centro di calcolo. Di queste quattro storie al sommario ho scritto articoli, i cui link vi metto in descrizione, su 3DS. L'unica che mi è saltata è quella della Biblioteca dell'Infinito. Magari dedicherò un video un pochino più approfondito a questa storia più avanti. Adesso, molto velocemente, facciamo un recap delle parti matematiche legate alle storie. I ponti di Quackenberg riprendono un vecchio enigma matematico legato alla cittadina di Königsberg, fondata nel 1254 e attraversata dal fiume Pregel. Al centro della cittadina e del fiume stesso si trova un'isola, per raggiungere la quale vennero costruiti sette ponti. A quel punto venne inoltrato al più grande matematico dell'epoca, Leonhard Euler. Curioso come molti geni si chiamino Leonardo. Il seguente quesito: è in qualche modo possibile attraversare i sette ponti senza passare su uno di essi più di una volta? La risposta a questo quesito ha praticamente aperto un'intera nuova branca della matematica. Anzi, ad essere pignoli, anche più di una. Il cavatappi quadridimensionale, invece, è quella che possiamo considerare come la più ricca di spunti matematici differenti. Il primo, quello strettamente legato al campo di ricerca di Figalli, è il trasporto ottimale, una branca della matematica che cerca di capire qual è il modo migliore per trasportare all'interno di una rete le merci, per esempio. Il punto è che però nella parola c'è anche il quadridimensionale, il che implica che i protagonisti della storia si dovranno confrontare con un tipo di geometria che generalmente non usiamo nella vita di tutti i giorni. Quella che infatti utilizziamo per spostarci normalmente nell'interno delle nostre città, calcolare le distanze, eccetera, eccetera, è la cosiddetta geometria euclidea, quella che fondamentalmente impariamo alle scuole superiori. Il nostro universo, invece, non si basa su una matematica di tipo euclideo, ma su una matematica di tipo non euclideo, ovvero una matematica e una geometria dove le distanze vengono calcolate con, scusate il termine tecnico, una metrica diversa da quella che invece utilizziamo noi per calcolare le distanze. La nostra metrica, in particolare quella euclidea, si basa sul teorema di Pitagora. Il volume è chiuso da Topolino numeri del futuro. Come abbiamo detto, scritto da Francesco Artibani con la collaborazione di Roberto Natalini per i disegni di Valerio Elde.
La storia è una classica avventura di viaggio nel tempo, in particolare una missione di salvataggio o cronosalvataggio, visto che il professor Marlin è andato indietro nel tempo per fare una delle sue piccole cronovacanze. La cosa interessante di questi viaggi nel tempo è che è una delle poche volte in cui viene ricordato al lettore che Marlin in realtà è un fisico. In particolare, Marlin è andato nella Roma del 1955 per assistere alla inaugurazione del FINAC, uno dei più potenti calcolatori dell'epoca. Buona parte della storia è ambientata al Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, a quello che è oggi il centro di calcolo Mauro Picone, che è il personaggio storico che stiamo vedendo in queste pagine. Alla fine abbiamo una spy story piuttosto divertente, ambientata tra i vicoli della capitale, alla ricerca di Marlin. Alla fine, sventato il complotto che avrebbe rischiato di far saltare l'inaugurazione, Topolino, Pippo e soprattutto Marlin possono assistere alla cerimonia di inaugurazione del calcolatore FINAC. L'ultima storia, quella di cui non ho parlato, è invece quella che mescola scienza, in particolare la matematica, con la letteratura. Questo perché fa esplicito riferimento al racconto di Jorge Luis Borges, La biblioteca di Babele. Ovviamente le cose che si possono raccontare su questa storia in particolare sono molte e vanno dalla combinatoria, che è esplicitamente citata nell'introduzione alla storia, fino al famoso problema dell'albergo con le stanze infinite di David Hilbert. Prendeteli questi come degli spunti, o se preferite degli spoiler di tipo matematico, sul video che spero presto dedicherò alla storia. Le ultime cose che voglio raccontare sul Topolibro sono legate all'introduzione e alla postfazione. L'introduzione, come ho detto, è stata scritta da Lorenzo Baglioni, matematico, divulgatore e cantante, che nella sua carriera di cantautore ha realizzato diverse canzoni a tema didattico. Quella con cui l'ho conosciuto è quella dedicata alle tre leggi di Keplero, realizzata insieme con i supplenti italiani. Si potrebbe aprire un mondo già solo sul nome del gruppo, però evitiamo polemiche. La canzone ovviamente parla delle tre leggi di Keplero e magari dedicherò qualche video futuro a qualcuno dei video di Baglioni, chi lo sa. Volevo però leggervi un passo tratto della sua prefazione, perché mi ha colpito relativamente a qualcosa che ho sperimentato in prima persona quando ho fatto per un periodo più o meno breve, o più o meno lungo, dipende dai punti di vista, l'insegnante di matematica e fisica, il supplente per la precisione. Io ho continuato a parlare di matematica anche in alcune delle mie canzoni. L'ho fatto quasi per gioco, chiedendomi per esempio come un rapper avrebbe raccontato la regola di Ruffini o come un gruppo metal avrebbe spiegato le derivate. Eppure, con mia sorpresa, molti insegnanti hanno trovato che queste canzoni avessero davvero la possibilità di far avvicinare i bambini e i ragazzi alla matematica in maniera alternativa, più spensierata e divertente rispetto alla normale didattica scolastica. La cosa mi ha fatto ricordare un episodio cui sono stato protagonista durante la mia carriera di insegnante supplente. Durante una delle tante supplenze, mi pare una delle poche che sono riuscito a portare fino alla fine dell'anno, avevo in un certo senso sfidato uno dei miei studenti, molto appassionato di musica, in particolare musica rap, a rappare di matematica. Ed effettivamente alla fine dell'anno mi ha portato stampato su un foglio di carta una serie di versi a tema matematico. Io però glieli ho lasciati, quindi non ve li posso mostrare. Nella postfazione, invece, Alberto racconta che cos'è la matematica e che cosa fa il matematico. Non solo cerca di spiegarci perché la matematica è molto meno asettica di quello che generalmente si pensa, e come invece possa anche essere, perché non, divertente. Il suo articolo è ricco quindi di esempi di applicazioni della matematica, ma soprattutto consiglia ai lettori di leggere le storie di Topolino tutte con grande attenzione, perché, e questo è qualcosa che cerchiamo di fare con i nostri due rispettivi canali, sia io sia Alberto, le storie di Topolino sono spesso ricche di spunti scientifici in generale, matematici in particolare, che possono essere molto interessanti e molto belli da cogliere. Per cui, ricordandovi, visto il tema del video, che la matematica è tutta intorno a noi, invitandovi a iscrivervi al canale e ricordandovi di attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, non mi resta che dirvi saluti a tutti!